In apertura dei nostri lavori e nell'introdurre la presentazione del volume di Paolo Portoghesi, Poesia della Curva, desidero rivolgere un saluto e porgere un cordiale benvenuto qui all'archivio storico della Presidenza della Repubblica, a tutti i presenti e a coloro che ci seguono da remoto attraverso la diretta streaming. Un saluto di benvenuto ai relatori, che ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare a questo nostro incontro e per i contributi, che ascolteremo a breve, che hanno reso possibile la realizzazione di un'iniziativa prestigiosa, di forte spessore culturale e ideale, specie in una fase complessa e direi oltremodo stimolante, della storia di Roma. Roma è stata infatti attraversata nell'ultimo biennio dalle iniziative e dai bilanci sollecitati dalla ricorrenza dei 150 anni di Roma Capitale, ma anche dai progetti sollecitati dal prossimo giubileo e dalla prospettiva di candidarla a sede dell'Esposizione Universale del 2030. È di questi giorni infatti la visita al Presidente Sergio Mattarella del Comitato Roma Expo 2030, guidata dal Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e dal Presidente del Comitato per l'Expo Giampiero Massolo. Un benvenuto dunque ai relatori, che ricordo secondo l'ordine in cui interverranno. Dopo un saluto introduttivo di Paolo Portoghesi, parlerà Elisabò Birindelli, che siede alla mia sinistra, matematica, professore ordinario di analisi matematica, direttrice della scuola di matematica Guido Castelnuovo. Seguirà poi Giacomo Marramao, filosofo, professore ordinario di filosofia teoretica ed ora professore emerito dell'Università degli Studi di Roma III. E poi ancora Michele Emmer, matematico, professore ordinario di matematica all'Università Sapienza, scrittore poliedrico e organizzatore di cultura. E ancora Marcello Fagiolo, storico dell'arte e dell'architettura, professore ordinario presso l'Università Sapienza, accademico dei Lincei e accademico di San Luca. E ancora Luca Ribichini, architetto, docente presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura e l'Università Sapienza, presidente della Commissione Cultura della Casa dell'Architettura di Roma, con il quale, questo desidero ricordarlo, abbiamo organizzato negli anni passati numerose iniziative prestigiose che hanno visto anche ospite e relatore Paolo Portoghesi, tra le quali vorrei ricordare la presentazione del suo volume dedicato a Sant'Ivo alla Sapienza. Luca Ribichini coordinerà dopo di me gli interventi dei relatori. Un saluto di benvenuto infine a Paolo Portoghesi, l'autore del volume che oggi presentiamo. Architetto, storico e teorico dell'architettura, professore emerito dell'Università di Roma Sapienza, accademico dei Lincei, accademico di San Luca, protagonista della cultura architettonica del nostro tempo, Portoghesi ha condensato nel volume Poesia della Curva, così leggiamo nella introduzione al testo, gran parte del pensiero teorico e dell'esperienza architettonica maturati in oltre 60 anni della sua attività di ricerca. Nel volume, e questo viene costantemente segnalato in premessa al lettore, i riferimenti specifici a Roma, centrati su una dialettica giocata tra storia e memoria, non solo insistono sulla visione di un'architettura capace di comprendere l'eredità del passato e di tutelare l'ambiente, ma confermano con forza la tesi che la città nuova, per corrispondere ai bisogni di una moderna capitale, debba sì possedere nuove caratteristiche, ma debba anche riuscire a collocare, in coerente continuità con la propria storia e le proprie radici, così da veicolare la memoria collettiva nella tradizione dell'architettura moderna. Alla ricostruzione della storia urbana di Roma, Portoghesi ha infatti dedicato numerosi volumi, tra cui ricordo Roma del Rinascimento, Roma barocca, L'eclettismo a Roma, 1870-1922, uno dei primi lavori dedicati alle grandi opere realizzate dopo la trasformazione di Roma in capitale della nazione, sino al recente Roma Amor, Memoria e racconto Speranza del 2019. La breve rassegna appena accennata testimonia la scelta dell'autore, coerente e ininterrotta, intesa a documentare diacronicamente l'eredità della tradizione architettonica romana. E alla luce di questa considerazione, che nell'organizzare con Luca Ribichini il panel di questo nostro incontro, ho ritenuto di inserirlo nel ciclo di iniziative che l'Archivio Storico ha dedicato nel corso degli ultimi due anni a Roma Capitale nei 150 anni della sua storia.
la presenza numerosa di docenti, di personalità delle istituzioni, di dottorandi e anche studenti che affollano oggi la nostra sala, corrisponde all'idea con la quale si è concepita questa iniziativa. Questo incontro è stato infatti pensato come una manifestazione, un'iniziativa che parli alla cultura architettonica della città, rappresentata qui all'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, dalle facoltà di architettura, da diverse generazioni di architetti, da studenti e studiosi. Vorrei anche aggiungere che la manifestazione di oggi è esplicitamente collegata all'impegno dell'Archivio Storico nella valorizzazione del legame che unisce il presente al passato e alla sua memoria. In questa sede sono infatti conservate, collegate da un nesso diacronico, le memorie documentarie dei Presidenti della Repubblica, ma anche le memorie del Palazzo del Quirinale, quali si sono sedimentate sin dai tempi della proclamazione di Roma Capitale nel 1871. Un complesso monumentale, il Quirinale, che è stato nel corso dei secoli residenza di papi, sovrani e Presidenti della Repubblica, ed è ancora oggi espressione tangibile tra le più significative della relazione tra storia e memoria di Roma, città capitale e del nostro Paese, in ragione della sua qualità di residenza ufficiale della Suprema Magistratura dell'Italia Repubblicana. La Presidenza della Repubblica è dunque particolarmente attenta alle iniziative che sottolineano e coltivano i legami del patrimonio storico e culturale raccolto nelle sue sale, nelle sue sedi, il complesso del Quirinale, Castel Porziano, Villa Rosberi, con la città di Roma e con le altre città italiane, tutte nel loro complesso impegnate nella sfida intesa a conservare, a rendere fruibili ma anche a far vivere il loro rilevante passato nella modernità. Molte delle iniziative intraprese nel corso di questa presidenza, della presidenza di Sergio Mattarella, vanno lette in una prospettiva che guarda al rapporto tra modernità e città storica, ma anche all'esigenza di conciliare funzionalità e modernità urbana con il patrimonio storico e culturale della nostra città. Ricordo talune di queste realizzazioni che costituiscono oramai un bilancio consolidato del primo mandato. Innanzitutto l'apertura al pubblico dei beni immobili in dotazione alla Presidenza della Repubblica, il Palazzo del Quirinale, uno dei luoghi principali in cui si svolge la vita della Repubblica Italiana, la tenuta di Castel Porziano e Villa Rosberi, così da consentirne una più ampia fruizione da parte della collettività. In secondo luogo ricordo la concessione in uso al Ministero della Cultura delle scuderie del Quirinale, oggi qualificata sede espositiva, e la nomina di Mario Botta quale presidente del comitato scientifico che sovrintende alle attività delle scuderie del Quirinale. In terzo luogo ricordo la convenzione con il Ministero della Cultura per la valorizzazione del Palazzo di San Felice, fino al 2016 adibito a ospitare una quarantina di alloggi del personale della Presidenza della Repubblica, dove sarà trasferita la Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma e nascerà un polo bibliotecario, culturale e creativo di livello nazionale e internazionale. Ricordo infine il progetto Quirinale Contemporaneo, inaugurato nel 2019 e in continuo accrescimento. Siamo infatti già arrivati alla terza edizione, volta ad aggiornare l'immagine delle sedi istituzionali tramite un significativo innesto di arte contemporanea italiana e di oggetti design nel contesto più tradizionale delle sedi presidenziali. Opere dei più importanti artisti e oggetti concepiti da designer italiani e prodotti da aziende italiane hanno trovato collocazione stabile nei cortili, nei saloni, nei giardini del Palazzo del Quirinale e più recentemente anche nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, attualmente in fase di integrale riallestimento. Vorrei ancora ricordare che i percorsi di visita della dotazione presidenziale sono illustrati da giovani laureati in storia dell'arte, in architettura, provenienti dalle università romane, che svolgono presso di noi il proprio tirocinio curricolare e vengono formati dal lato storico-costituzionale per ciò che attiene alle funzioni svolte dal Presidente della Repubblica e storico-artistico per ciò che attiene ai beni storico-artistici, vengono formati, dicevo, dai nostri archivisti e storici dell'arte. E alle luci di queste considerazioni che vorrei concludere la mia introduzione rilevando che un istituto di conservazione di archivi, qual è l'archivio storico, trova il proprio specifico ruolo ed esercita le proprie competenze collocandosi in un rapporto dialettico e di reciproco scambio
all'interno di un crocevia di saperi eterogenei e di discipline specialistiche, alle quali fornisce contenuti di conoscenza ed elementi di contesto essenziali per comprendere, costruire e collocare in modo coerente e adeguato gli oggetti delle rispettive ricerche. È in questa prospettiva dunque che l'archivio storico è particolarmente lieto per l'occasione di incontri interdisciplinari e per le suggestioni offerte dalla presentazione del volume di Paolo Portoghesi. Intanto, prima di invitare la professoressa Birindelli e cedere la parola a Luca Ribichini, che coordinerà i seguenti interventi, invito il professor Portoghesi a intervenire. Adesso la prossima slide evidenzia talune fotografie, lei può vederle lì, che ritraggono una serie di incontri e manifestazioni del professor Portoghesi con qui al Quirinale, con i presidenti anche fuori. Innanzitutto iniziamo, ma le fotografie sono tantissime, sono tutte presenti nel nostro portale storico e le abbiamo pubblicate tutte unitamente alle altre fotografie del Presidente della Repubblica. La più, diciamo, risalente è questa del 14 gennaio del 1970, è un'occasione in cui il presidente Saragat riceveva Massimo Pallottino e Paolo Portoghesi e i membri dell'Istituto Editoriale Romano per in occasione della pubblicazione del nuovo dizionario di architettura e urbanistica. Poi abbiamo Carlo Azeglio Ciampi con Paolo Portoghesi dinanzi al nuovo Teatro Politeama a Catanzaro, 5 febbraio 2001, e ancora la cerimonia di consegna del primo Vittorio De Sica per il cinema e le altre arti, sempre diciamo fondamentalmente da parte del presidente Napolitano il primo gennaio 2006, e ancora la visita del presidente Napolitano al Centro Culturale Islamico il 23 aprile del 2012, e la visita alla moschea era illustrata per l'appunto dall'architetto Portoghesi, e infine la cerimonia di consegna dei premi Presidente della Repubblica per il 2012 alle varie accademie, San Luca, Santa Cecilia e Lincei, e alla presenza dei rispettivi presidenti, che allora erano per l'appunto Lamberto Maffei, Paolo Portoghesi e Bruno Cagli. Ecco, diciamo, prego. Due parole solo per ringraziare. Il libro, per chi l'ha letto, comincia con una confessione. Quando ci si avvicina al compimento della propria esperienza, una delle esigenze che si sente in profondità è quella di ringraziare. Vivere nella gratitudine, ha scritto Heidegger, è l'unico autentico e fondamentale sapere al quale gli uomini possono pervenire. Imparate anzitutto a rendere grazie e potrete pensare. E in una delle sue riflessioni poetiche Heidegger dice: più creatore del comporre poeticamente, più fondante del pensiero resta il grazie. Coloro che sono in grado di rendere grazie, egli li riporta indietro alla presenza dell'inaccessibile, cui noi mortali tutti, sin dall'inizio, siamo appartenenti. Naturalmente ringrazio tutti gli eroici spettatori di questa sera, perché con 40 gradi all'ombra affrontare sì, il trasferimento è veramente un atto di eroismo di cui sono profondamente grato a tutti, in modo particolare ai relatori e all'ospite che ci ha ospitato questa sera. Ecco, io cercherò poi di dire qualcosa in conclusione, ma adesso vorrei dire soltanto questo, quello che Le Corbusier una volta ha scritto: essere a casa propria, nella sacca della propria pelle, e dire grazie al Creatore. Io chiamerei Giacomo Marramao qui al tavolo, così tu
però forse sì, in maniera tale, tanto sì. Io lascio a lui. Va bene, così magari. E sono ossequioso delle direttive presidenziali. Allora, quindi inizia adesso Isabù e Birindelli e Giacomo Maramau lo invito qui alla, al tavolo. Buonasera, mi sentite? Sì, è quella, sì. Uguale, uguale, sì, meglio. Buonasera a tutti, io sono molto contenta di questo invito, ringrazio Luca Ribicchini, ringrazio Paolo Portoghesi di avermi accettata. Io sono una matematica, come dicevano prima, e i matematici non sono molto amati, diciamo la verità, e quindi essere così invitati in un contesto in cui invece ci sono architetti, filosofi che sono molto più amati perché sembrano più facili da capire, è un privilegio e sono quindi contenta di essere qua. Però devo dire la verità che quando ho letto il libro quindi di Portoghesi mi sono accorto che lui i matematici secondo me invece li ama in qualche modo, o perlomeno la matematica, diciamo, e quindi mi sono così consolata e quindi vi vorrei dire il mio punto di vista. La prima cosa che vorrei dire è che le curve un modo, i matematici fanno questo, danno delle definizioni, questo è il nostro gioco preferito e quindi potrei dare molte definizioni di curva, ma mi piace pensare alla curva come la deformazione di una retta, cioè una qualsiasi deformazione di una retta. Non proprio qualsiasi, nel senso che questa retta non la potete spezzare, però tutto il resto la potete allungare, deformare, non muovere, fare girare, qualsiasi cosa fate, va bene, è una curva. Questo è quello che è una curva, va bene? Quindi anche una retta che non curva per niente è una curva, perché è una retta che non avete deformato. Quindi intanto partiamo da questa idea, che la curva non deve per forza curvare. Va bene? Aspettate, andiamo avanti. E quindi ho solo voluto mettere qui un po' di immagini di curve. Se volete vedere delle belle curve dovete vedere il libro di Portoghesi, non dovete vedere le mie piccole slides. Però gli esempi che vi do qua sono molto significativi nel fatto che sono molto diversi tra loro. Allora, quello che vedete qui, questo qua, così. Ah, hai tolto tutto. Ecco, questo qua è un moto browniano. Che cos'è un moto browniano? È semplicemente una particella che si muove, ma siccome ci sono tante altre particelle che in ogni momento gli sbattono contro, questa cambia direzione in ogni secondo. E quindi vedete che questa curva che fa il moto browniano è una curva che ha degli spigoli in ogni istante, quindi è una curva che non è mai, diciamo, ha dei pezzetti dritti, ma non è mai curva, se volete, no? Non è mai liscia. Infatti è una curva che in ogni punto, diremo noi, non è differenziabile. Cioè in ogni punto non ci potete mettere una tangente, non la potete fare assomigliare a una retta, perché come la volete fare assomigliare a una retta, quella gira di direzione e quindi non va più bene. Invece questa curva nera, che è blu sul fondo nero, quello è il è l'attrattore di Lorentz. Quindi questa è una curva che viene da un sistema dinamico, un sistema di equazioni che descrive, diciamo, un moto, e questa è la sua rappresentazione. Però le curve non devono essere piane, possono essere nello spazio, vedete, possono essere delle spirali piane o delle spirali nello spazio, oppure una spirale che ha ispirato tanto l'architettura, cioè quella del litium, quella della colonna dorica, no? E così via. Tutte queste per noi sono curve, curve. Quindi a un certo punto io vedo che sul libro c'è scritto curve matematiche.
mi sono subito un po' indispettita, perché come le curve matematiche, ma tutte le curve sono matematiche, e quindi, però ho letto il capitolo e non mi sono molto invece divertita, perché è pieno di spunti molto interessanti. E quindi vorrei dire a chi aveva intenzione di saltare il capitolo sulle curve matematiche proprio per il proprio odio per la matematica, leggetelo, perché è molto divertente invece. Vi leggo solo un breve passaggio. L'ovale di Cassini è una metamorfosi in atto, giacché può essere un ovale convesso, ma anche un ovale con due concavità, coincidente così con la lemniscata di Bernoulli, simbolo dell'infinito che mi ha suggerito di realizzare la doppia scala in acciaio del quartiere latino di Treviso. Quindi voi vedete che in una frase siamo andati in quattro direzioni completamente diverse, tutte affascinanti e tutti spunti di riflessione. Oppure quando fa la descrizione delle costruzioni dell'ellisse del Serlio. L'ellisse è una curva molto semplice, voi prendete due picchetti, una corda tesa tra di loro e fate girare e disegnate l'ellisse prima da un lato e poi dall'altro, e questa è un'ellisse. Ma ci sono tanti altri modi di costruire l'ellisse. L'ellisse ha aperto tantissimi problemi, perché ma quegli ovali che facevano i romani erano ellissi o erano ovali? Che differenza c'è tra l'ovale e l'ellisse? È meglio l'ellisse, è meglio l'ovale? Infinite discussioni su questo tema, l'iperbole, la parabola, ma la parabola non è meglio la catenaria, perché da un punto di vista strutturale la catenaria è quella normale, la catenaria è quella della forma delle catene, d'accordo, ma anche quella degli archi per regge bene strutturalmente. E quindi queste sono le curve che più uno si aspetta che siano quelle dei matematici, ma questi sono i matematici greci. E sono passati 2000 anni, i matematici hanno continuato a costruire migliaia di cose interessantissimi, teoremi, e soprattutto questo fatto di sempre distruggere quello che veniva fatto prima. Cioè, uno dà una definizione sul quale costruisce una teoria, costruisce un teorema, e poi a un certo punto si arriva al limite di questa definizione, e quindi bisogna darne un'altra e far venire un altro concetto. E questo penso che sia veramente un esempio molto rappresentativo del pensiero umano, cioè è così che siamo andati avanti, che la civiltà va avanti, distruggendo ma costruendo sopra quello che è stato distrutto, diciamo. Va bene, quindi avevo scritto un testo che non sto leggendo, quindi va bene. Quindi quello che vi volevo dire è che quindi che le curve sono tutte matematiche, il tratto di penna di Matisse, la sezione di un cono, la spirale di Archimede, gli zeri di un polinomio, la curva algebrica, la traiettoria di una particella e così via. Però se le volete vedere per bene, come dicevamo, dovete guardare il libro di cui stiamo parlando oggi. Ma c'è un piccolo imbroglio. In realtà le superfici architettoniche non sono curve, non è vero, sono superfici. Allora è vero che per disegnarle si usa una penna oppure un computer e quindi si fa un tratto e questo tratto è una curva, però poi dopo a un certo punto subentra la superficie. E infatti il capitolo sulle superfici è molto interessante, perché le superfici, a quel punto, com'è che diceva, le superfici sono opera del demonio, giusto? Perché le esatto, cosa diceva Enrico? Che sono le opere del demonio, perché sono troppo complicate, perché se qui le curve, avete visto qui le curve che cosa si può fare, ma sulle superfici non ne parliamo neanche, esatto, arrivo a questo. Allora, che cosa dice nel libro? Sempre cito, quindi, Sinis Galli considerava, allora no, in particolare, dove sto? Riguardo le superfici, ecco, volevo voluto rendere un piccolo omaggio a Portoghesi, portando qui due superfici in gesso, che lui stesso venne a fotografare insieme a Sinis Galli esattamente nel Dipartimento di Matematica che in questo momento ho l'onore di dirigere. Nel 61. E a quell'epoca io no. E che è disegnato da Gio Ponti, come ben sa Luca Rivichini quanto a me, e che quindi ha questa collezione di gessi. E in particolare quindi cita due gessi, quindi uno ve lo faccio vedere è questo qua, la superficie di Steiner, e questo che è
la superficie di Clatch. Queste sono due superfici algebriche. Superfici algebriche vuol dire semplicemente che sono gli zeri di un polinomio. Forse il concetto di polinomio ve lo ricordate leggermente, no? X quadro più Y quadro, queste cose orrende che sentivate a scuola. Ecco, no, però producono anche questi oggetti meravigliosi. Questa, benché è una superficie che sembra molto curva, contiene 27 rette che sono incluse nella curva, nella superficie. Ecco cosa dice nel libro Portoghesi sulla superficie di Steiner. Sinisgalli considerava quella superficie una borrominata, ispirata dall'aria e dalla luce di Roma. Nel contesto di una casa che voleva recuperare lo spirito del luogo, poteva diventare il suggello di una romanità misteriosa e barocca che non aveva proprio niente a che fare con quella propugnata dal duce che aveva distrutto un pezzo di città vivente per realizzare via dell'impero, deportando gli abitanti nell'estrema periferia delle borgate. Questo riguarda la borrominata. Invece sulla superficie di Clatch questa forma esercita su di me un fascino speciale, come di cosa viva, già vista, in sogno o in una realtà parallela, una scultura enigmatica paragonabile ai famosi profili dell'Isola di Pasqua, ma di una perfezione inattendibile da che nasce dalle mani, dalle menti umane. Ecco, poi io vi devo dire, questi due gessi li ho presi oggi di nascosto, li ho trafugati in una busta e ve li ho portati. Li dovrò rimettere rapidamente prima di essere accusata di furto. Bene, poi ci sono le superfici minime, ma non oso parlare di superfici minime perché abbiamo nella sala Michele Emmer, che è un esperto di superfici minime, quindi lascio sulle superfici minime la parola a Emmer. Ah, no, va bene, scusate, salto le tutte queste belle cose sulle spirali che, diciamo, saranno spiegate meglio da altri architetti. Vorrei solo, i matematici non resisto, scusate, ma devo parlare un po' di matematica e quindi vi vorrei parlare della curva di Peano. Allora, la curva di Peano è una curva, adesso quei disegni che vedete qua non si capisce niente, ma ora cerco di spiegarveli. È una curva che ha rivoluzionato l'idea di curva, è stato come, non so, vogliamo dire la lampadina, l'elettricità, è stata come la teoria di Einstein. A un certo punto cambia proprio il punto di vista e secondo me quella di Peano è stato così. Allora, adesso cerco di spiegare com'è la costruzione. Allora, vedete, posso alzarmi? O non si sente più da fuori lontano, forse non lo so. Provo a alzarmi, no, perché vi voglio far vedere. Questa è il nucleo di base, si sente, è il nucleo di base, va bene? Quindi si parte da questa figura. Poi avete un quadrato uno per uno, va bene? Un quadrato uno per uno in cui avete messo quella U, quella rossa lì, va bene? Adesso dividetela in quattro, questa figura, vedete adesso questa immagine qua, cioè la stessa figura può avere varie direzioni, potete mettere la ponete verso il basso come un ponte, come una C, come una U o come una D, diciamo, va bene? Quindi poi avete le quattro possibili direzioni e adesso il gioco è di dire: divido il mio quadrato in quattro, quindi diminuisco di un quarto la mia figura e invece di metterla tutte nella stessa direzione la metto in direzione diversa, cioè metto due volte quella, diciamo, in così, due volte ripetuta come era di partenza e due volte invece mettendo la C e la, come era, la B e la D, va bene? Quindi le due che rimangono così e i due di questo genere e abbiamo una nuova curva, quella blu. Ok? Però che sta ancora in un quadrato uno per uno, quindi questo e ha una cosa in comune con quella di prima, che ha due finali, va bene? Quindi voi potete rifare esattamente la stessa cosa. Adesso prendete questo nuovo quadrato, lo dividete in quattro, riprendete queste quattro curve blu e le mettete, diciamo, rifate questa stessa operazione. Le due curve blu in questa direzione, le due curve blu messe nell'altra direzione e poi le unite insieme. E qui abbiamo fatto due passi. Una volta che avete fatto questi due passi,
potete rifarlo e poi lo potete rifare ancora e poi lo potete rifare ancora. Che cosa succede alla fine? Alla fine, quando andate avanti, avanti, fate 1000 volte, no, non mi basta, 10.000 volte, che cosa succede? Succede che questa curva, che però lo capite bene, è una curva, va bene? Perché io vi posso dire in ogni istante come ci sono arrivata lì, cioè facendo questa operazione, eh? Bene, questa curva riempie completamente il quadrato. Questo vuol dire che qualsiasi punto voi prendete nel quadrato, vedete all'inizio qua ci sono un sacco di punti del quadrato che non appartengono alla curva e lo vedete che a mano si riempie sempre di più. Però la cosa incredibile è che a un certo punto, e questo si può dimostrare, non è che perché uno lo vede, perché Peano non aveva un computer e poteva fare 1000 volte questa operazione, lui poteva solo disegnarla, va bene? Lui dimostra che ogni punto del quadrato è raggiunto dalla curva. Quindi voi avete questa retta che avete trasformato in una curva, un oggetto unidimensionale, e che è diventato un oggetto bidimensionale, un quadrato. E voi capite che questo fa sì che non si può più dire sto a destra o a sinistra della curva, sto dentro o fuori se la volessi chiudere. Cioè cambia proprio l'idea di curva, tanto che Jordan trova la necessità di dare una definizione diversa di curva. E questo aprirà le porte ai frattali, perché ovviamente una volta che si è passata da dimensione 1 a dimensione 2, si è passata da dimensione 3, un mezzo, tre quarti, ognuno ha fatto quello che gli pareva e sono apparsi i frattali con cui era. E su questo, finito veramente. Allora, la parola, sì. Mi trovo a parlare tra due matematici, la collega Birindelli e il collega Emmer, e quindi non sarà facile, ma voglio un po' cercare di individuare quello che sta alle spalle, secondo Paolo Portoghesi, della disputatio tra architettura e matematica. Ed è la seguente cosa, la seguente tesi, e cioè che la linea curva, chiamiamola così, linea curva, è quella spontanea, quella naturale, è qui il punto fondamentale, è la linea libera, la chiama libera per questa ragione, perché è la linea spontanea. Quando si muove qualcosa in natura, non in matematica, non che la matematica non serva, ma serve, dico serve, abbiamo visto anche per spiegare tantissime cose, no? Ma nel momento in cui accade un moto in natura, questo moto non è spontaneamente lineare, è spontaneamente un moto che determina una curva, cioè secondo appunto Portoghesi, come secondo anche altri grandi architetti, Oscar Niemeyer, no? L'architettura segue il modello del movimento, che è il modello cosmico, che è un modello curvo, non è mai rettilineo, mai rettilineo, quello è il punto fondamentale. Certo, l'affermazione provocatoria che sta dietro questo tipo di premessa è che la linea retta esiste di fatto soltanto nella mente umana, solo nella mente umana. E vabbè, ma insomma, una volta che diciamo questo abbiamo detto tanto, non abbiamo detto poco. Discorso sull'architettura, il tema della bellezza. La bellezza, secondo Paolo Portoghesi, è in qualche modo è simile, siamo pure questa cosa, no? È simile a una S, no? È una sorta di sinusoide, no? È curva. Anche la bellezza è curva. Come diceva nel Settecento William Hogarth lo diceva in maniera molto chiara questa. Si è mai visto una bellezza lineare squadrata? No,
Conterà qualcosa questo riguardo alla struttura spontanea della natura? Conta, secondo Paolo Portoghesi, conta e tantissimo. La bellezza in natura è fatta di onde, ondulazioni, pieghe, per l'appunto curve. E da lì che parte il discorso, poi generale. Io ricordo nel 10 giugno, la mia memoria ancora è viva, 2013, una cosa molto bella che abbiamo fatto con Paolo Portoghesi in occasione della presentazione del libro di una sua allieva qui presente, Paola Bernizza, no? Sulla Paolo Portoghesi, la tradizione come, ora non ricordo più, come proiezione del futuro, ecco, cioè, con quella bellissima frase, quel bellissimo aforisma che è stato attribuito di volta in volta a Mahler, ma secondo me fondamentalmente di Mahler: tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. E mi pare una cosa molto bella questa, no? Cioè, l'idea di tradizione. Vengo al punto, appunto, l'arco è in qualche modo, dico, scusate il bisticcio verbale, no? È una sorta di archetipo nell'architettura, l'arco, e lo è, dice Portoghesi, non soltanto nella civiltà occidentale, in tutte le civiltà. C'è questa sorta di persistenza, no, dell'arco in tutte le civiltà. Ma andiamo invece al punto fondamentale. Che cos'è l'architettura? È una bella sfida questa, una bellissima sfida. L'architettura è, uso una formula che riprendo da un grande scrittore, Robert Musil, che era scienziato anche, tra l'altro, anche matematico, è una sintesi di anima ed esattezza, però con una condizione ben precisa: non si danno ministeri per l'esattezza dell'anima. Bisogna praticare in modo creativo questa sintesi di anima ed esattezza. Non esistono algoritmi che sono in grado in qualche modo di garantirla. E questo è a partire da qui il libro di Portoghesi ci guida davanti a tutte le possibili forme di curva, dove la curva è anche non soltanto la piega della natura che poi determina i volti, diceva Leonardo, no? Valéry diceva di Leonardo: è un maestro dei volti, sa come nasce un sorriso. Sono queste le cose, sa come nasce un sorriso, e lo sa anche scientificamente, perché Leonardo incrociava insieme l'arte e la scienza più rigorosa, scavalcando la visione meccanicistica della prima rivoluzione scientifica, straordinariamente importante, di Galilei e Newton, no? Giunge fino alla dinamica delle forme in movimento, e giunge dunque a un certo tipo di matematica, no? È un tema questo che mi ero un po' appuntato leggendo il libro di Portoghesi, no? E giunge alla matematica topologica, a una matematica di tipo, a uno spazio topologico, a una matematica di tipo topologico, quella che è in grado di spiegare la dinamica delle forme in movimento. Ma vengo alla fine su questo punto. Ha già detto la collega Birindelli, appunto, i frattali e via dicendo. Metamorfosi.
La natura non è fatta di strutture fisse, ma metamorfiche. Metamorfosi del cerchio. C'è un libro che anche per me è stato molto importante, di tanti anni fa, di Georges Poulet, Le Métamorphoses du Cerf, no? Che affronta esattamente queste tematiche, no? E dove all'interno di queste metamorfosi si ritaglia nel discorso di Portoghesi lo spazio come, e qui Heidegger incrociato con Gaudì, tendiamoci, vedete, incrocia la ontologia heideggeriana, soprattutto nell'ultimo Heidegger con quella di Gaudì, insomma, quindi là, è il mistero dell'abitare, com'è che noi abitiamo, cioè qual è la spinta che è alla base dell'architettura, di questa sorta di copertura originaria dei nostri corpi, delle nostre vite, che poi rappresentano l'abitare. E come abitiamo? Cioè, poeticamente, diceva Heidegger, abita l'uomo, l'essere umano, questa terra, poeticamente. C'è qualcosa di poetico nella costruzione, l'idea stessa del costruire è poetica, nel senso proprio rigoroso. Il libro, l'opus di Paolo è un opus divisa in due parti, la scrittura e poi il straordinario repertorio di immagini, no, delle sue opere, no? Ma la scrittura è una scrittura in cui lui è passato dal postmoderno alla geoarchitettura, giungendo fino a dire che dobbiamo pensare l'architettura oggi come forma del nostro abitare la terra, una terra che stiamo distruggendo con la violenza estrattiva che stiamo esercitando sulle materie prime, sulle forme di vita animali e vegetali del pianeta. E lui dice, questo è l'allarme che Paolo ci lancia in questo testo straordinario. E allora in questa dimensione dobbiamo pensare a una nuova forma di architettura che è in qualche modo un'architettura che è corrispondente a questa modalità dell'abitare. Le parti molto belle sono dedicate al rapporto tra architettura e musica. Quando Goethe a Firenze guarda la cupola di Brunelleschi, gli viene in mente la seguente definizione in tedesco: Erstarrte Musik, musica congelata. E per altro verso, la musica è una successione architettonica di suoni. La musica stessa può essere disegnata architettonicamente, ci ricorda Paolo in questo straordinario opus. Vengo alla fine perché poi tante sarebbero le cose che percorso che lui fa. La geoarchitettura è una citazione di un altro matematico, di Odifreddi, no? Sul proprio riguardo alla mistica matematica di Pascal, il tema della spirale, da Speyer a Platone, come vedete è un libro ricchissimo di, e per finire è un libro che io considero un messaggio per un nuovo rinascimento. Questo grande teorico del barocco, di Roma barocca, in realtà poi ci sta mandando come messaggio andiamo verso un nuovo rinascimento. E ancora Leonardo, no? La matematica qualitativa, quindi la dinamica non lineare, una spazialità topologica, no? E quindi
l'attenzione al tema delle trasmutazioni, no? e dove in qualche modo appunto già Leonardo sperimentava in modo embrionale la topologia che, precorrendo di 4 secoli quella importante branca della matematica moderna che sarebbe stata sviluppata da Poincaré all'inizio del Novecento, no? E quindi dietro la spinta di questo, diciamo, di queste intuizioni premonitrici, no? Già il Rinascimento italiano con Leonardo portava avanti le sue straordinarie, solo in apparenza, frammentarie indagini sulle forme dinamiche della natura, no? Che fanno convergere scienza, tecnica, arte e filosofia, insieme arte e filosofia, verso un comune obiettivo che è lo stesso di Portoghesi, no? Una nuova visione del mondo in cui convivano bellezza e catastrofe, armonia e disarmonia, sintonie e dissonanze, calamità naturali e guerre. Dobbiamo tenere tutto compresente, perché lui ci ricorda all'inizio del libro che in realtà abbiamo a che fare, anche in architettura, con uno straordinario patrimonio che ha alle nostre spalle, che dobbiamo trattare come contemporaneo. La contemporaneità del non contemporaneo è la chiave dell'epoca in cui viviamo. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, diceva Ernst Bloch nel cuore del Novecento, no? È sincronia dell'asincronico. Quella era l'intuizione del postmoderno architettonico, che anticipa di gran lunga il postmoderno filosofico, molto più banale, molto più banale. Cioè, significava trattare tutto come fosse compresente. Questo è il messaggio di Portoghesi. Scusate la lunghezza. Allora, dobbiamo fare il cambio perché appunto come disposizioni chiamerei Michele Emmere e Marcello Fagiolo che sostituiscono i due relatori. Devo dire, insomma, molto suggestiva la cosa che Giacomo Marramao ha detto, che stava dicendo del fatto che tanti saperi insieme, effettivamente il senso anche di questa manifestazione e forse parte importante del libro è proprio quella che molte cose insieme, molti saperi alla fine devono essere parte di un unicum. Allora, adesso ti... un attimo che esco. Ecco, vediamo. No, non è questa. Grazie. Giustamente la buona matematica. Allora metto a schermo pieno, ecco. No lui sta lì, vuoi venire qui che giri il, come vuoi, forse è meglio. Ok, sì. Beh. Io sono un Windows. Ah, devi soltanto. Anche dipendente. Ecco, devi tanto. Devo fare grandamente la freccia. Allora, io volevo prendendo spunto da quello che ho letto nel libro di Paolo Portoghesi, che riassume tantissime cose insieme, volevo tornare ad alcune parole. Purtroppo i matematici hanno, come diceva giustamente Isabò, un problema. Ah, ho dimenticato di dire una cosa. Io non sono più professore di matematica all'Università di Roma, non me ne ero accorto, sono pensionato. No, perché siccome c'è il direttore del dipartimento, io sono pensionato. Allora, volevo tornare alle parole.
E allora vi leggo due cose, non so se lo leggete quello che c'è scritto? No, vabbè, ma più o meno. Allora, Wikipedia, che cos'è una curva? È un oggetto di unidimensionale continuo, per esempio una circonferenza o la retta. Una curva può essere un piano, uno spazio, eccetera, eccetera. Può essere continua, differenziabile. La curva più generale possibile, scritta qua, è una qualsiasi applicazione da un intervallo in uno spazio, che può essere un qualsiasi spazio. Topologico, geometrico, di euclideo, quello che vi pare. Piano cartesiano. Il sostegno della curva è l'immagine. Definizione dell'enciclopedia Treccani. Linguaggio matematico sinonimo di linea, da intendersi quindi anche come la retta, come la particolare curva. Non vi leggo tutto, ma quello che essenzialmente dice è che ce ne sono tante di tipi di curve, ce ne sono talmente tante che qualsiasi definizione voi prendete non va bene. Gli manca sempre qualcosa. Quindi dobbiamo dire in qualche modo che non esiste la curva, ma esistono un'infinità di curve che i matematici con la loro grande creatività hanno utilizzato per risolvere problemi sempre diversi. C'era fino a qualche giorno fa a Roma una mostra che si chiamava Goubillage, cioè Scarabocchio, che insomma, non per essere così altezzoso, ma insomma il francese è più carino che non Scarabocchio, dove si vedevano scarabocchi di tutti i tipi. Per esempio, quello sopra è Fontana, quello sotto è Tombly. Sono curve. Cioè, alla fine c'era una sezione dedicata ai bambini che potevano fare le loro curve. Questa invece è una curva di 5.000 anni fa. Non c'era ancora Euclide. Io ho lasciato volutamente sull'immagine la scritta Alamy, perché Alamy è una delle grandi truffe di questo secolo. Si appropria di immagini che sono di pubblico dominio, ci mette un timbro, vi fa pagare i diritti e vi dà una cosa di pessima qualità. Un'idea geniale. Non spendono una lira per fare nulla. Ma questo è di 5.000 anni fa, forse fuori diritti, credo. E sono spirali. Perché spirali? Come diceva anche Manoel, la prima cosa che vi viene in mente è che fate così. E facendo così vi accorgete anche che non finite, potete continuare. E quindi vi viene anche in mente che invece le altre cose finiscono. E quindi che il fare una cosa che potenzialmente non finisce, ma qui allora siamo davanti all'infinito, siamo davanti a Dio. E la spiritualità, cioè, non a caso è in una tomba, questa immagine. Questa è un'altra curva, Canal Grande, che sono due spirali, un pezzo così e un pezzo di qua. E non lo dico io, ma ci sono stato 7 anni, qui c'è il Dipartimento di Matematica. C'era, perché non c'è più. Cadolfin, con i famosi teleri di Tiziano, che neanche quelli. Però 15.000 anni fa qualcuno ha disegnato un quadrato, questo è un quadrato, fatto di 9 quadrati, ognuno di colore diverso. Sono curve, ma sono quadrati. 15.000 anni fa. Ovviamente non sappiamo chi, come, dove e perché. La definizione di quadrato la dà Euclide, siamo a 300 a.C., sono passati 15.000 anni. E questa invece è la definizione in italiano di Nicolò Tartaglia, presa da Euclide, quando il libro di Euclide viene tradotto in italiano a Venezia nel 1565, sono passati altri 2.000 anni. Stiamo parlando del quadrato. La matematica non c'entra, nel senso, voglio dire, la matematica dà definizioni. Probabilmente era un matematico dell'epoca quello che ha fatto quei quadrati, e chissà cosa aveva in mente. La matematica è molto più della matematica che voi pensate, nel senso proprio. Qui siamo nell'undicesimo secolo, chiesa romanica. Questa chiesa romanica, sulla porta c'è questo simbolo, che è il simbolo dell'infinito, ma il simbolo dell'infinito viene introdotto nel 1600 e diventa di uso comune in matematica nel 1800. Non potevo, visto che venivo qui a parlare di architettura, non dire che a 500 metri di distanza c'è quella cosa incredibile del tempio ottagonale di Valadier incastrato in una roccia. L'hanno fatto dentro, non ce l'hanno portato. 1914, Andrea Cook pubblica un famoso libro, The Curves of Life, in cui fa una rassegna delle curve
che la natura ci suggerisce. Gli strumenti matematici che ha sono molto poveri, però è un libro di 350 pagine. Un altro signore, un matematico, Philip Davis, nel 1900 ha fatto un libro di 400 pagine solo sulle spirali. Tutti i tipi di spirale che si trovano in matematica, non in natura, in matematica. Questa invece è Louis Bourgeois, 2005, che fa spirali di tutti i tipi. Se vedeste questa cosa a Venezia, questo è un tipico piatto a reticello fatto nell'isola di Murano. Perché? Perché viene fatto girando su una cosa che... Quindi basta che mettete una penna, girate e vi viene questo. Curva, vi faccio vedere qualche curva che ha avuto una grande, tuttora una grande importanza da noi, è quello che noi speriamo diventi la pandemia. C'è una curva esponenziale che a un certo punto diventa logistica e poi si va a spegnere, si spera. Questa era l'idea che c'era nell'Ottocento di com'era la crescita umana, infinita, esponenziale, come anche il nostro PIL, all'epoca non lo chiamavano PIL, tutti pensavano che fosse così. E se voi andate ancora a prendere le cose scritte nel 1930, 40, 50, in ogni caso le cose della Terra sono infinite. Abbiamo a disposizione l'infinità di tutte le materie prime. Piccola botta così di matematica, deriva da quell'equazione differenziale, la soluzione è quella sotto, che è la logistica, dove c'è un esponenziale di sotto che vi fa capire che a un certo punto si appiattisce. Altro libro fondamentale, e per questo mai tradotto interamente in italiano, nel 1917, due volumi, Darcy Thompson, On Growth and Form. È stato tradotto in italiano solo nel pezzo, l'edizione ridotta, perché non serviva, era superato. È una pietra miliare di tante cose, non solo della matematica applicata alla biologia, dell'arte, dell'architettura. È stata una miniera per tutti, designer. Qui veniamo al punto focale. Il discorso sul metodo, che non ha tre appendici, la diottica, le meteoriti, la geometria, ma ha, come scritto sotto, da chi l'ha scritto, ha questi tre saggi di cui il resto è un appendice. Invece, perché ancora oggi, se voi cercate su Amazon, purtroppo, e voglio trovare un'edizione, possibilmente con due testi, in cui ci siano tutte e tre le cose. Non ci sono. E ripeto, lui lo scrive, chi sono les essais de ces méthodes. Su questo è basato il metodo, non viceversa. E voi vi aspettate che cosa c'è nel libro di Descartes? Gli assi cartesiani. Gli assi cartesiani nel libro di Cartesio non ci sono. Tra l'altro lui, maggior parte dei casi, usa delle coordinate oblique e in ogni caso, lo vedete scritto qua, non vi è nessuna curva tracciata a partire dalla sua equazione. Se non pensate che c'è l'equazione della retta e quindi dice ecco qua il disegno. No. Comunque è nata la geometria algebrica. Cioè la geometria che è algebra. Con quello si fanno e si trovano le curve. E nel libro secondo contiene quelli che sono i risultati più distingue tra curve algebriche e curve meccaniche, sono quelle che noi chiamiamo adesso trascendenti, tipo la spirale. La spirale è una curva trascendente che veniva tracciata migliaia e migliaia e migliaia di anni prima, perché nessuno si aspettava allora che poi venisse fuori a un certo punto un'equazione che descriveva qualsiasi tipo di... E questo è il ruolo dei matematici, spiegare e capire e raccontare agli altri. Questa è la pagina di Cartesio, della natura delle linee curve, mi sembra che è più adatto di così, in cui distingue esattamente tra le curve algebriche e le curve trascendenti che lui chiama meccanica. E un'altra cosa fondamentale di Cartesio è che si capisce quello che scrive, ma non la matematica, come è scritto. Una cosa che fa Cartesio, inventa un modo per scrivere che possiamo leggere qua chiarissimo. Comme c'est ternier, elle équazione, peut-être bien divisé par... È scritto chiarissimo. Naturalmente Galluzzi, storico della matematica, naturalmente altra cosa è impadronirsi dei contenuti matematici. Voi se prendete un articolo di matematica di ricerca lo leggete, ma non capite niente però.
Bene, Descartes ha dato come dire il via, basta trovare delle equazioni, fare i luoghi, gli zeri di queste equazioni e avete trovato una curva. Beh, al Palais de la Découverte, che era quello prima della Villette, ed è rimasto malgrado volessero eliminarlo, nel 1976 pubblicano questo libretto, che sono tutte le curve matematiche che si conoscono. In realtà è una riedizione del 1937 e le curve che ci sono 150. Ci sono le curve algebriche, quelle trascendenti e le curve ornamentali. E qualche anno dopo, sempre al Palais de la Découverte, una grande mostra di arte contemporanea, Max B., Delaunay, tutti quelli che vi immagino, Deschamps, tutti che vi vengono in mente, con sculture, modelli matematici come questi, alternati anche nel piccolo catalogo introvabile, che io fortunatamente ho, piccolissimo, ed è la prima idea di rimettere insieme delle cose che erano state abbastanza separate e poi messe insieme da, soprattutto da Merrey, eccetera, tra i famosi modelli matematici fatti dai matematici alla fine dell'Ottocento, perché non riuscivano a vedere cosa avevano costruito, e oggi i modelli matematici sono il modello tantissimi scultori contemporanei che usano la computer graphics per ottenere la forma. Quando nasce però tutto questo? Chi è il primo che si mette a fare curve artistiche usando un computer? Michael Knoll è, perché non è era, è anche, non so, credo sia un po' più giovane di lei. Michael Knoll lavorava in uno dei grandi laboratori di ricerca dell'epoca, di Bell Laboratories, che giustamente è stato chiuso qualche anno dopo, perché insomma, quelli facevano telefoni. E allora ha a disposizione il primo computer grafico e pensa di fare una mostra. E fa quella che è considerata la prima mostra di computer graphics che sia mai stata fatta. Questa è una gaussiana quadrica, nome totalmente inventato dall'artista Michael Knoll, che è anche famosissimo per essere stato il primo a disegnare in stereografia il cubo a quattro dimensioni. Lo trovate in rete su YouTube, dove c'è qualsiasi cosa. E qui ha scritto la sua storia su Leonardo, una rivista di MIT, qualche tempo fa, e poi ha scritto altri 3-4 articoli. A un certo punto arriva Mandelbrot. Mandelbrot invece lavorava all'IBM e pubblica il suo libro nel 1975. Però, non so se tutti sapete, che Mandelbrot il computer non lo usava proprio. Mandelbrot disegnava con la matita. Aveva degli assistenti che trasferivano quello che lui voleva fare nel computer. È stata fatta una mostra a New York, purtroppo non è andata in giro, ma c'è su questo articolo di questa chi l'ha curata, Nina Samuel, a New York, che ha ritrovato tramite la moglie, qualche anno dopo la morte, disegni di Mandelbrot, in particolare quella che è stata chiamata sempre l'isola, che sarebbe poi l'insieme di Mandelbrot, eccola là, fatta totalmente a matita. E siamo nel 1975. Il famoso insieme di Mandelbrot è questo, che è stato ottenuto, a detta di Mandelbrot, a sbaglio, nel senso che lui lavorava su alcuni algoritmi iterativi e veniva fuori della roba che diceva, vabbè, ma cos'è sta roba, non è possibile. Continua a fare, veniva sempre fuori una roba che non capiva cosa diavolo fosse, finché si convince, no, qui viene proprio fuori questo. E l'equazione è questa. Nel campo complesso. Più semplice di così è difficile. E la complessità è enorme. Tant'è che una delle applicazioni, penso lo sappiate tutti, è nel cinema. Quando si fanno scene di massa, scene di paesaggi, eccetera, si usa la tecnica frattale. In uno dei film di Harry Potter c'è il record mondiale di personaggi in scena, che ne sono raccontati, 300.000. La scena della battaglia dei mostri. Bene, come diceva giustamente Isabeau, però le curve diventano superfici. Fate un disegno così, mettete l'acqua saponata, tirate fuori e vi viene una superficie. Cioè date un bordo e io vi do la soluzione. Allora vi faccio solo due esempi, che sono citati tutti e due.
Franco Kerry e Zaha Hadid, fluidità e trasformazione continua, che sembrerebbero, come dire, in totale contrapposizione con la parola di architettura, perché l'idea di avere una casa fluida, uno si preoccupa. Allora, questo è un progetto di Franco Kerry che non è stato costruito, realizzato, perché costava troppo. Anche il Guggenheim Museum ha dei limiti. L'idea, forse non lo cogliete nella fotografia, di Kerry era fare un'isola artificiale attaccata a Manhattan e si andava in barca al museo. E tutto quello che vedete, e questa era la copertura del museo. Però a un certo punto ci hanno pensato su 2 anni e poi hanno detto ci spiace, questo no. Poi Zaha Hadid, e faccio vedere di Zaha Hadid, forse questo che non avete bene, Zaha Hadid che aveva la laurea in matematica, era un'appassionata anche di superfici minime, ma di superfici topologiche, e faceva, come hanno fatto tantissimi artisti, modellini piccoli piccoli, che metteva lì, era il suo database. Il Zaha Hadid Studio ha inventato il software per fare le costruzioni, ma lei usava questa tecnica così umana, diciamo così. Fraiotto se ne è parlato, questa è un'immagine di Fraiotto, che aveva queste grandi vasche piene di acqua saponata in cui metteva i modellini, tirava fuori e otteneva la struttura. Era il famoso stadio olimpico di Monaco, famoso per tutt'altro, per quello che è successo in quella Olimpiade. Vorrei aggiungere però un dettaglio, ovviamente, che non è che se voi fate un modellino con le lamine saponate, poi costruite esattamente come fate così, perché la differenza tra una struttura di lamina saponata e una struttura come lo stadio olimpico di Monaco è che quella pesa tonnellate. Quindi dovete fare i calcoli strutturali su quella che è la migliore soluzione possibile che vi dà la natura per fare in modo che sia in piedi, perché sennò... E finisco con la piscina olimpica di Pechino, fatta da architetti australiani, cinesi e 2 tedeschi, che, guarda un po', erano allievi entrambi di Fraiotto. E tutto è basato su strutture e lamine di sapone per un problema che ha posto Lord Kelvin alla fine dell'Ottocento. Allora, arte, architettura, non ho parlato della musica perché non c'entrava anche quello, mi avrebbe piaciuto farvi vedere la casa che si è fatta Xenakis alla fine della sua vita, e quindi voglio finire, visto che poi lei ha detto che io sto sempre a fare bolle di sapone, con questo quadro di Manet, bolle di sapone, perché è lo stesso anno, praticamente, bluffo un po', ma sono 3 anni di differenza, tra l'uscita del libro di Plateau, che si riguarda l'invenzione delle superfici minime in matematica e quindi anche nell'architettura, cioè datemi un contorno e io vi trovo la superficie che si attacca a quel contorno. Grazie. La parola a Marcello. Vorrei dedicare questo mio intervento sull'opera di Portoghesi non soltanto allo spirito del libro, ma anche alla lettera. Quale lettera? La lettera P, lettera della poesia e anche iniziale di Portoghesi e in sintesi della poesia di Portoghesi. A monte di questa... A monte di questa poesia della curva, e dunque la lettera P è omen nomen, P di Portoghesi e di poesia. Poesia come poiesis, proviamo a chiamarlo Paolo Poiesis. Questo biennio 2021 è posto decisamente sotto il segno della P,
se pensiamo che stiamo celebrando non soltanto il novantennio della doppia P di Paolo, ma anche il centenario di una triplice P. Chi è questo PPP? Pierpaolo Pasolini. E questa sigla sta contrassegnando tantissimi eventi nel nostro mondo culturale. Ho conosciuto Pasolini 70 anni fa, 60, non faccio più bene i conti, 70 anni fa, quando lavorava insieme a mio padre, Mario Dell'Arco, alla grande antologia della poesia dialettale in Italia, pubblicata nel 1953, quindi quasi 70 anni fa. Portoghesi l'ho conosciuto proprio meno tempo, solo 60 anni fa, quando era un giovane professore di letteratura italiana, si chiamava. E quindi è cominciato già allora con la letteratura. Era un titolo un po' posticcio, perché voleva indicare la critica d'arte, la critica di architettura. A quel tempo io entrai in facoltà a Valle Giulia nel 63 come assistente di Zevi, e loro nacque un'iniziativa favolosa, un corso unico di tutte le storie dell'architettura insieme. Nell'Aula Magna avevamo 300-400 studenti con tre schermi e proiezioni, che quello era una novità quasi tecnologiche. In quegli anni ho conosciuto anche quella persona che giocava con questi qui, Leonardo Sinisgalli. Lui mi invitò a collaborare alla sua rivista. Allora era passato dalla civiltà delle macchine, questa civiltà grandiosa, un tema più semplice, la botte e il violino, cioè il design che può disegnare sia lo strumento raffinato della musica sia la botte. In questa botte e il violino ho pubblicato i miei primi saggi nel 64-65, e ci fu una volta una contesa tra Sinisgalli e Portoghesi, lui non può ricordarlo, in quanto ognuno dei due diceva: io ho pubblicato per la prima volta Marcello Fagiolo. Vabbè, piccole glorie, non è così importante. Gli anni che stiamo vivendo adesso sono ancora anni P, ahimè, anni di pena, di purgatorio, conseguente anche ai nostri peccati che stiamo vivendo, che hanno da un lato proseguito, l'ha detto qualcuno prima di me, adesso hanno proseguito negli oltraggi alla natura, in operazioni che sono simmetricamente opposte alla creazione, come ha detto Papa Francesco. E da un altro lato hanno scatenato guerre folli e infami. Non resta che sperare nel ritorno della grande P, la pace, il sognato ritorno del paradiso perduto. Scherzando, possiamo passare dalle tre P di pace e paradiso perduto a un segno perfetto, le sette P. Dobbiamo ricordare che sulla strada per salire in paradiso Dante arriva alla porta del purgatorio, PDP, e qui trova l'angelo portiere che prende la spada e gli incide sulla fronte sette lettere P. Sono le P dei peccati capitali, che verranno purgati salendo attraverso i sette gradoni della montagna del purgatorio per arrivare nei cieli del paradiso. Ogni salita una P si cancella, e alla fine non resta nessuna P sulla fronte del peccatore pellegrino Dante. Portoghesi, una vita consacrata a grandi opere meravigliose. Qui abbiamo messo insieme natura, architettura, poesia della curva, abitare poeticamente la terra, e la curva trionfa in tanti frontespizi delle sue opere. Dagli anni 50 addirittura in poi riesce a trovare la curva anche nell'architettura cinquecentesca del Vignola, le varie edizioni di Roma barocca, i Borromini, che è arrivata adesso a un'altra edizione veramente monumentale, e poi libri meravigliosi che sono anche capolavori di editoria grazie al binomio Portoghesi Gangemi, che è anche il mio editore. Questa La vita di Portoghesi è una vita di grandi opere, sia in architettura. Portoghesi è un archistar, sappiamo, riconosciuto in tutto il mondo, sia come impareggiabile, grandissimo maestro di storia dell'architettura. In questi ultimi ventennio, Portoghesi arriva a comporre
un interminabile trattato dell'ultima età, de senectute, dicevano gli antichi, la vecchiaia fervida. Si è condannato da solo a produrre soltanto opere immense, opere di carta, proseguendo il filone inaugurato da un libro meravigliosamente innovativo, Architettura e Natura, del 1999. In questo ventennio si sono succedute Geoarchitettura, 2005, il grande Borromini Schirà, 2019, Poesia della Curva, 2021, che illustra la poetica della curvilinità che nasce dall'amore per le forme della creazione. E poi quell'ultima opera a cui abbiamo accennato, Abitare poeticamente la terra. A questo punto, dopo la poesia della curva e Abitare poeticamente la terra, sembrerebbe lecito aspettarsi una terza P. Quale sarà? Quale sarà il terzo libro di poesia di Portoghesi? Speriamo che lui stesso ce lo voglia dire alla fine di questa serata. Vediamo ancora. Qui ho portato qui una prova che ci conoscevamo in quegli anni. Nel 1966 ideammo una mostra in una galleria di Roma con tre artisti, ma io pensavo soprattutto a questo tema della parabola legato alle opere di Paolo, ma c'era un connubio tra questi artisti. Questo che vedete a destra non è un'opera di Portoghesi, ma dello scultore salentino Cosimo Carlucci. C'era una presentazione, una prefazione di Argan, e qui consentitemi di leggere le parole del mio maestro. Portoghesi, storico e critico lucidissimo, rigoroso, pone il rapporto di arte e critica come rapporto di ipotesi e verifica, soltanto che l'ipotesi è la critica, la verifica è l'arte. L'ipotesi pone la necessità, il dovere del fare. Il metodo storico dei Portoghesi non consiste nel trovare Palladio in Alvar Aalto o Borromini in Wright, ma nell'operazione inversa, più difficile, di trovare Aalto in Palladio e Wright in Borromini. Dunque una storia che si rispecchia. Nel dimostrare che dati Palladio e Borromini non possono non esserci Aalto e Wright, si entra così in un ordine di necessità, lo stesso per cui lo storico non può non essere anche un politico. Anche qui una prefigurazione di un futuro di architetti che sono diventati grandi politici, sia nell'attività specifica sia nella semplice operazione del fare. La poetica non è la premessa, ma è la necessità etica dell'impegno sul piano operativo dell'arte. La parabola, l'iperbole. Che cos'era la parabola secondo il giovane Fagiolo nel 66? Rileggo perché non me lo ricordavo. Parabola 66, un incontro, un racconto, quindi parabola anche in senso evangelico. L'atto di fede nelle eterne possibilità di colloquio della forma in sé o forse della formatività. Una alleanza senza pretese di santità, non è santa alleanza, nel microcosmo di una mostra, nell'attimo in cui tre parabole si incontrano prima di tornare a fuggire verso l'infinito. Parabola in senso spaziale, parabola in senso temporale, racconto, evento, memorie, a volte la memoria viene accuratamente rimossa, memoria della natura e della storia. Scrivevo allora sulla libertà nella geometria e geometria nella libertà. Questa è la formula di una geometria della libertà, una geometria superiore, metageometria, che genera le forme e incatena ogni gesto ribelle. Si tratta di forme complesse, senza l'ingenua elementarità dei volumi puri sotto la luce, con buona pace degli studiosi delle Corbusier. Al di là dei compiacimenti barocchi, queste forme rimandano all'immagine di uno spazio curvo che contesta l'irrazionalità delle linee nette e ortogonale. Vedete, ripeteva il vecchio Gaudì, indicando ai discepoli le linee curve onnipresenti nella natura, vedete come tutto è parabola. La raffinatezza
di Gaudì in questa immagine in basso a sinistra, in cui crea una cornice parabolica per inquadrare il suo capolavoro, la cattedrale del passato e del futuro, che è la Sagrada Famiglia di Barcellona. Portoghesi nei suoi discorsi su queste curve si riferisce ovviamente ai grandi progetti, il progetto di Libera per l'arco, la parabolico nell'esposizione universale del 42, fu iniziato ma non realizzato, verrà realizzato dopo dal suo erede Eros Arinen a San Luis, Missouri. Una volta andando da New York in California, dovetti approdare al tappo intermedio a San Luis e ebbi la visione abbagliante di questo arco. La parabola, qui la storia, le definizioni, da una parte, scrive Portoghesi, indica il discorso allegorico, e così viene adoperato il termine dei Vangeli, dall'altra i processi che, come la vita, l'anno, la giornata, hanno un inizio, uno svolgimento, una conclusione. L'arco parabolico, anche di Gaudì, ha il vantaggio di sorgere con una inclinazione che trasmette la spinta direttamente alla fondazione. E poi la catenaria, definita così per la prima volta da Huygens in una lettera a Leibniz nel 1690. Il cerchio e la sfera, e qui vi invito a leggere le definizioni meravigliose in questa storia della geometria e della matematica che fa Portoghesi come ouverture, come premessa fondamentale e substrato del suo pensiero architettonico. La spirale, abbiamo sentito tante definizioni. Platone, sfera, l'abbiamo sentito, una linea avvolgente che diventa spirale continuando a curvarsi fino a avvolgersi su se stessa. E poi le sue spirali che dialogano con grande affetto, con la Roma di Borromini. Le stelle, dalla piccola scala alla scala delle volte dell'architettura, le chiese di Terni e di Calcata, ispirate al miracolo della Pentecoste. E qui la definizione di un campo di linee di forze concentriche, un recinto sacro illuminato dall'alto che eludesse la perfezione della circonferenza, ma della circonferenza non avesse il senso di chiusura verso l'esterno, e così via. E poi dalla perfezione numerica della matematica alle sfrenate leggi dell'architettura, della natura architetta, che spesso è anche grande matematica. Concludo questo breve discorso rievocando quest'ultimo libro meraviglioso di Paolo e Giovanna Portoghesi, Abitare poeticamente la terra, un messaggio profetico di architettura e natura, di bellezza e sapienza, di storia e antropologia, di poesia e filosofia, di critica e psicologia del profondo. È un libro d'amore che evoca la dolcezza mistica e sensuale del Cantico dei Cantici, nel fitto dialogo dello sposo Paolo con la sposa Giovanna, che è la musa della sua vita e della sua architettura di poesia. L'amore pervade tutto. In questi mesi ho pubblicato 3 libri su Dante che finiscono sull'amore amor. Credo che l'empirio di Dante, questo empirio che poi corrisponde con l'amore divino, l'amor che muove il sole e le altre stelle, altro non sia che Roma amor, a cui Portoghesi ha dedicato un libro, Roma amor, la storia di questa città che ha l'amor nel suo sangue e che ha in sé le forze scatenate. Il termine Roma è legato a elementi di forza, come il termine amor è legato ovviamente a Venere, all'amore universale. Un tempio a Roma è dedicato a Venere e Roma, appunto, sono queste divinità epocali. Portoghesi, seguendo Rilke, vede la casa come spazio interiore del mondo che accoglie in sé il mondo in interiorità umana. La casa di Calcata ci riconduce all'archetipo della casa del poeta.
Hölderlin, poeticamente abita l'uomo su questa terra, ma l'ombra della notte con le stelle non è, se così posso usare di dire, più pura dell'uomo che si chiama immagine della divinità. Portoghese trasporta nella sua proprietà i giganti della natura, gli ulivi colossali, e poi costruisce intorno a loro la natura artificiale del giardino. A fianco all'olivo Ulisse, altri ulivi hanno i nomi dei maestri delle arti, l'ulivo Michelangelo, l'ulivo Borromini, l'ulivo Moore, Rodin, Brancusi. La danza dei tre ulivi, coi giochi d'acqua dei quattro fiumi del paradiso, è un'allusione poi all'inno di Portoghesi, alla arboreità, agli alberi sacri. Heidegger ancora, la poesia nomina l'albero delle grazie, la purezza della fioritura cela il dono del frutto, il sacro che salva. Nel dorato fiorire dell'albero sono presenti con la loro potenza terra e cielo, i divini e i mortali, eccetera, eccetera. Il parco di Calcata, come la villa tiburtina di Adriano, riesce ad assemblare sogni e giardini di ogni tempo, dagli alberi dell'Eden ai mostri di Bomarzo, dai giardini pensili ai giardini arabi di Granada, dal cortile Belvedere in Vaticano a Villa dei Sattivoli e ai giardini non lontani di Caprola, Bagnaia. E dunque, dopo aver cercato di interpretare la doppia P di Portoghesi, vorrei concludere con un'altra lettera doppia, la doppia V. Voi sapete che il W della doppia V discende dalla vita, dal latino vivat, vivat. E dunque, per concludere, viva Portoghesi e viva la poesia, quella poesia che insieme alla bellezza potrebbe salvare il mondo. Bene. Allora, dico due parole e poi passo la parola al nostro caro professor Portoghesi. Allora, si è parlato molto di architettura, io porto qui la mia testimonianza dell'insegnamento che ho avuto della curva, perché io sono stato, come dire, studente prima, laureando, assistente, insomma, ho condiviso molte cose con il professore. E una cosa che mi ha sempre insegnato è che a volte, al di là di chi fa la professione dell'architetto, che è una disciplina che serve a degli aspetti squisitamente pratici, tecnici, in realtà c'è una parte molto più importante. La forma riesce a trasmettere dei concetti, dei pensieri, e in questo l'architetto esce fuori nella sua, come dire, visione. E qui ricordo un passo, prima credo proprio Portoghesi ha iniziato citando Le Corbusier, dice: l'architettura è un fenomeno che suscita emozione. Al di fuori dei problemi del costruire, quindi della squisita resistenza, al di là di essi, la costruzione è per tenere su, l'architettura è per commuovere. Quindi io credo che abbia introdotto il concetto del commuovere proprio perché evidentemente ci deve essere un afflato da un punto di vista emotivo, da un punto di vista dell'anima, da un punto di vista dello spirito, che non è squisitamente l'aspetto eminentemente pratico. Quindi questo elemento di suscitare emozione all'interno delle infinite forme che uno poteva dare quando era studente nella facoltà di architettura, la curva, devo dire, non era molto praticata, almeno negli anni Ottanta. Devo dire, c'è stata una sorta di chiusura nei confronti della curva o dell'elemento tondo. E qui si è parlato della forma, no, la poetica della curva. In realtà vigeva la poetica dell'angolo retto. Gran parte dei docenti della nostra facoltà della Sapienza portavano avanti l'idea che qualsiasi progetto, qualsiasi idea progettuale dovesse essere assolutamente all'interno della poetica dell'angolo retto. Chi per caso avesse una visione diversa oppure avesse voglia di indagare qualche altro modo di fare uno spazio veniva completamente, scusatemi il termine romano, segato, nel senso: questo non lo puoi portare, fine del discorso. Allora lì si riesce a capire una cosa importante, si vede questi 60 anni di
amore per la curva, un professore, un docente, in questo caso è stato proprio Portoghesi, che aveva messo a disposizione nei confronti di diversi studenti la possibilità anche di poter indagare altre forme e utilizzare anche la curva. E io credo che questo sia stato un elemento importante di atto di libertà di fronte a un modo di intendere, secondo me, diciamo, non corretto. Per parlare per quanto riguarda il discorso della forma, credo che abbia lasciato un segno importante quando poi alla fine, forse tutti quanti voi avete visto le ultime immagini di Mariupol, quel teatro che è stato bombardato. Ecco, c'è stato un momento in cui l'hanno inquadrato dall'alto e si vedeva in maniera chiara la forma tonda del teatro. E lì ho pensato dell'importanza, diciamo, del libro, che in qualche modo ricorda la forma tonda, ma anche il fatto di appartenenza alla cultura europea, perché quella forma, la forma del teatro, che se voi pensate bene, il teatro non serve a nulla, non serve da un punto di vista commerciale, non serve da un punto di vista degli uffici, è soltanto un luogo per una comunità di uomini e donne che si riuniscono solo per il piacere dello spirito, della propria anima. Ecco, io credo che mai come la forma di un teatro rappresenti esattamente il senso della comunità e rappresenti anche il senso di quanto possa essere importante l'architettura. Ecco, in quel mentre mi sono sentito orgoglioso di appartenere agli europei, e quindi alla cultura greca che è alla base, e devo dire anche grazie, perché questo libro forse mancava, perché c'è la poetica dell'angolo retto, che peraltro non è che se ne parla molto di, no? Esatto, sono tutta una serie di segni, quindi sono contento di questo pensiero e lascio assolutamente la parola a Portoghesi. Grazie. Naturalmente è molto difficile intervenire dopo tanta espressione di interesse, diciamo. Ho ringraziato fin dall'inizio, quindi non voglio annoiarvi. Naturalmente ringrazio tutti, anche quelli che hanno messo in rilievo una cosa sacrosanta, che non solo non sono un matematico, ma diciamo non ho mai avuto alcuna abilità in questo campo, ho soltanto amato qualcuno senza essere ricambiato, però anche senza essere ricambiato l'amore è amore, quindi vi prego di riflettere su questo. Certamente appunto manca nella mia produzione culturale l'espressione di una conoscenza profonda dei meccanismi, delle strutture della matematica. In realtà questo, il libro però si chiama Poesia della curva. Adesso vi leggo una cosa di un selvaggio del Dogon. L'uomo costruisce con le proprie mani. La mano dell'uomo è affettuosa, non conosce la forma quadrata. Del resto anche l'argilla è tenera, ed essa pure è tenera, affettuosa. La mano non può plasmare angoli esatti, e del resto nemmeno l'argilla ama gli angoli esatti, ed anche la pioggia è affettuosa. La pioggia cade, le piace cadere. È un materiale affettuoso cui piace seguire la forma affettuosa. Le mani dell'uomo sono fatte per accarezzare la donna e l'argilla e la pioggia. Questo è giusto, è buono e bello. E perché chi accarezza la sua donna non potrebbe accarezzare anche la sua casa? Naturalmente
tutto questo va trasferito nella nostra civiltà, e però c'è qualcosa che rimane in profondità di queste osservazioni. E indubbiamente il mio amore per la curva ha radici soprattutto nell'immagine della natura. La natura ci offre una quantità enorme di immagini in cui ben raramente noi troviamo la linea retta, sì, qualche cristallo. La troviamo spesso, diciamo, in verticale, ma comunque la natura ci offre uno spettacolo affascinante con i corpi, e i corpi sono effettivamente fatti di linee curve. Pensate di trovare una linea retta nel corpo, farete una gran fatica, forse qualche naso greco. Ecco, quindi, diciamo, la ragione per cui io mi sono appassionato alla curva è, da una parte, il mistero. E il mistero è molto ben rappresentato da queste curve diaboliche, perché effettivamente che dei numeri messi insieme con delle lettere, eccetera, poi si trasfigurino in una forma come questa, fa pensare a quello che diceva Socrate, che i numeri sono più importanti delle parole, perché la lode della chiarezza, appunto, Socrate si lascia andare a questa osservazione. Ecco, io credo che i numeri sono nascosti dappertutto, in modo particolare dietro le curve, ma diciamo, sono proprio i numeri che ci aiutano a riflettere sulle capacità che l'architettura ha di evocare stati d'animo, e quindi in qualche modo di accostarsi alla musica, che è un'altra delle arti non rappresentative. L'architettura crea lo spazio della vita. Questo è già di per sé un miracolo. Per creare questo spazio, naturalmente, è necessario un processo. E questo processo si basa in larga misura sulla ragione, sull'uso degli strumenti precisi che l'ingegno ci offre. Ecco, Le Corbusier, che indubbiamente sapeva il fatto suo, abbiamo già visto come, diciamo, fosse lieto di vivere dentro la sua pelle e sentisse comunque il bisogno di ringraziare il creatore. E Le Corbusier ha scritto un libro affascinante che io posseggo, che è La lode dell'angolo retto. È la lode dell'angolo retto scritta in un modo poetico, in cui si fa di tutto per, appunto, esprimere questa adesione a una regola, quella dell'angolo retto, che ha una ricchezza di significati molto ampia. Sì, è con un carboncino tracciato l'angolo retto, il segno è la risposta e la guida, il fatto, una risposta, una scelta. È semplice e nudo, ma coglibile. I sapienti discuteranno della relatività, ma la coscienza ne ha fatto un segno, e la risposta e la guida, il fatto, la mia risposta, la mia scelta. Ecco, però poche pagine più in là si lascia andare a una lode della conchiglia di mare. Tenerezza, conchiglia, il mare non ha cessato di gettarci i relitti di ridente armonia sulle spiagge. Mano plasma, mano accarezza, mano scivola. Qui sentite ancora le parole del selvaggio. La mano e la conchiglia si amano.
in queste cose qui intense interviene un assoluto sublime. Compimento è l'accordo. Dei tempi, la penetrazione delle forme, la proporzione, l'indicibile, alla fine del conto, sottratto al controllo della ragione. Ecco, questa ve lo volevo dire perché è un po' la ragione che mi ha convinto a scrivere questo libro sulla poesia della curva, cioè far capire che è necessaria un'iniziazione, molto ci può offrire la cultura scientifica, ma poi effettivamente l'architetto deve fare i conti con gli strumenti che ha, che servono soprattutto a far sì che le persone vivano meglio in un certo ambiente, che le persone possano vedere nella propria casa qualcosa in cui si immedesimano, che amano. Ecco, vi leggo un'osservazione di un poeta che in qualche modo, un poeta danese, il quale è andato una volta in visita alla città di Mannheim, una città tedesca, quindi una città piuttosto rigida. Quest'ultima, dice Backensen, non è solo compressa e imballata, ma squadrata e appuntita. Non so se oscuramente non concorra la mia avversione per queste linee rette, per questi quadrati e cubi, il fatto che nella figura umana niente è ortogonale o quadrata. C'è da temere che gli abitanti di una città come questa si debbano ogni giorno scontrare tra loro. Io gelo qui a Mannheim. Mi rigidisco, non posso saltare, non è possibile che io qui mi innamori, perlomeno non sulla strada, costa quello che invece sarebbe possibile all'interno di vicoli, in qualche modo tortuosi. Tutto il calore, il movimento, l'amore è rotondo, o almeno ovale, si svolge a spirali o secondo altre linee curve. Soltanto il freddo, l'immobile, l'indifferente, l'odioso, è rettilineo e tutto spigoli. Se si disponessero i soldati in turno invece che in fila, ballerebbero anziché combattere tra loro. Naturalmente c'è dell'esagerazione in questa critica della città, e però c'è anche qualcosa che soprattutto per noi italiani richiama un carattere inconfondibile delle nostre città e dei nostri piccoli centri, cioè questa capacità di accogliere attraverso delle sfumature che evitano evidentemente le rigidezze delle strutture ortogonali, le quali sicuramente servono. Io amo per esempio la linea verticale e l'ho sempre adoperata con grande entusiasmo, però ho pensato sempre che fosse importante che convivesse con una curva, perché la curva appunto ha questa capacità di richiamare la vita, di richiamare la crescita. Ecco, uno dei maggiori sforzi che ho fatto come architetto è di riuscire ad esprimere la crescita nell'architettura. Per esempio la chiesa che state vedendo adesso di Salerno e deriva direttamente dalla chiesa di Sant'Ivo di Borromini. E però in questo passaggio, invece di adoperare delle forme chiuse, delle forme simmetriche, ho adoperato delle forme in divenire, delle forme in crescita. In questo senso la matematica mi è servita molto, perché le progressioni geometriche sono uno strumento che la matematica ci offre per esprimere questa crescita. Ed effettivamente esprimere la crescita nell'architettura, come io ho sempre cercato di fare, è un modo per avvicinare l'architettura alla vita, per metterla in rapporto con questa realtà profonda che è l'evoluzione. Quindi, ecco, queste sono un po' le ragioni per cui ho scritto questo libro, e sono veramente felice che sia stato accolto così bene, perché in fondo lo scopo di tutti i libri è quello di insegnare qualcosa, di, diciamo, far capire ciò che non tutti hanno capito. Ecco, e la conclusione di questo libro è, come giustamente
osservava il filosofo, la geoarchitettura. Cioè, noi probabilmente dovremmo rinunciare all'architettura così come l'abbiamo intesa finora e così come anche io l'ho fatta, cioè un'architettura fatta senza preoccuparsi troppo di quello che l'architettura chiede alla natura per essere realizzata. Ecco, oggi sappiamo per esempio che il consumo di carbonio che può essere prodotto da un'architettura può avere cifre altissime che effettivamente rendono inaccettabile il fatto che tutto questo venga fatto soltanto per divertire oppure per qualche ragione privata. È molto importante che gli uomini si rendano conto che devono assumere nei confronti della natura un rispetto che non può prescindere da questo fatto. Oggi, per esempio, stiamo vivendo una guerra. Beh, la guerra, oltre ai tanti aspetti negativi, alla distruzione degli esseri viventi, è anche un terribile elemento di aumento del carbonio sulla Terra. Ed è in una misura tale che è aumentato questo carbonio che veramente ci fa pensare che, nonostante tutto, sia veramente solo la pace la soluzione possibile. Ecco, mi auguro che anche i politici si rendano conto di questo. Costi quel che costi, la pace è necessaria anche per salvare la Terra. Altrimenti, veramente, tra due generazioni la Terra sarà un universo inabitabile. Ecco, quindi questa è la missione dell'architettura. Ma per arrivare a questo bisogna credere che l'architettura è capace di creare sentimenti, è capace di inventare il sorriso, forse anche un'architettura può sorridere. Ecco, tutto questo richiede una coscienza molto superficiale della matematica, ma un grande amore per le cose che essa ha prodotto e che arricchiscono l'uomo di una ricchezza incalcolabile. Grazie a tutti. In chiusura di questa manifestazione importante e molto significativa, ringrazio il professor Portoghesi e tutti i relatori e il pubblico. Vorrei ricordare che questo nostro incontro è stato integralmente ripreso e registrato in una diretta streaming, quindi è disponibile sul nostro portale storico. E qualora fosse interessante per la facoltà avere una registrazione degli interventi, anche perché ritengo che si tratti, io l'ho seguito parzialmente attraverso anche la ripresa in diretta, ho seguito questo incontro integralmente, si tratta di vere e proprie lectio che meritano di essere sedimentate e conservate per non considerarle un effimero. Ecco, grazie, penso che ci possano essere altre occasioni consimili. Assolutamente sì. Anche perché fondamentalmente in questa sede è importante raccogliere dei contributi così rilevanti. Grazie. Grazie a Marina Giannetto. Grazie.